C'è un sistema contro la Juventus, ormai è chiaro, dopo Juventus-Atalanta ho capito che ormai ci hanno attaccato veramente frontalmente. Voglio essere onesto, abbiamo regalato dei gol all'Atalanta, ma loro ci provano sempre a non fischiarci niente. Ma prima che approfondiamo questo discorso, come sempre, vi invito, iscrivetevi al canale perché è gratis, mi sostenete gratuitamente, siamo sempre qui a difendere la nostra Juventus, poi lasciate un like al video se il video è stato di vostro gradimento, commentate e attivate la campanellina così non vi perdrete mai un video e siamo sempre live. Poi mi raccomando, scaricate questa bellissima app tutta italiana, numero 10, l'app del calcio, potete seguire la vostra squadra del cuore, tutta la Serie A, il calcio femminile, con notizie di calciomercato, video, tutto in prima linea, link in descrizione su questo video. Lei siete incedemente, madame, messie, signore e signori, ma i signori, quelli veri, quelli gobbi bianconeri della vecchia signora, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno. Il sistema ormai è chiaro, vogliono abbatterci. E inizio ad avere paura perché sono veramente scandalosi. Oggi devo fare le pagelle di Juventus-Atalanta, ma non li faccio le pagelle, non me ne frega delle pagelle, perché voglio mettere in risalto in primo piano la vergogna che sta succedendo. Il sistema contro la Juventus, ormai è ovvio, la FIGC, la Lega Serie A vogliono abbattere la Juve. L'arbitraggio di ieri ha dimostrato che ci vogliono schiacciare, e inizio ad avere purtroppo paura, perché sono veramente pericolosi. La Juve ieri ha subito una miriade di falli, falli in tutto il campo, ero lì, io ero allo stadio, non ce ne fischiavano uno, cartellini gialli inesistenti, la Juve recrimina quasi 3 rigori, ce ne hanno fischiato uno solo perché lo stadio stava cadendo giù. Lo stadio stava entrando in campo a dirgli cosa state combinando, cosa state facendo, è qualcosa di inammissibile, non fischiare 3 rigori netti alla Juve. Uno si è reso conto che la vergogna era eclatante, doppio fallo in area di rigore e l'arbitro con le mani fa gesto tutto regolare. Poi forse gli hanno detto, forse qui esageriamo, perché se non fischiamo 2 rigori in uno, veramente, veramente non abbiamo più quale maschera metterci per dire li vogliamo rubare. La Juve è passata in vantaggio, ci mancherebbe altro, abbiamo regalato poi dei gol, errori difensivi a mai finire, un Bremer irriconoscibile, un Alessandro ormai ridotto ai minimi termini, fa anche un errore Danilo ma si fa perdonare segnando il gol. La Juve poi come gioco tuttora non lo posso negare, siamo troppo, troppo assenti, il gioco ancora inesistente. Allegri, onestamente, come dico, sarà un grande motivatore, sa uno che sa tenere l'ambiente, però purtroppo oggi Allegri sta dimostrando che gli errori tecnici, tattici, nello schieramento ci sono e sono enormi, ma la Juve c'è, la Juve ha reagito, la Juve va in svantaggio, una Juve che reagisce, una Juve che ruggisce, una Juve che combatte, una Juve che aggredisce, il pareggio lo trova, non molla, sempre su tutti i palloni, lo so, ieri sembrava una guerra che la Juve combatteva quasi senza armi, perché le armi sono i giocatori che dovrebbero produrre gioco, i giocatori che dovrebbero dare vita al gioco, non esiste purtroppo. La Juve in questo pecca, sarà che i giocatori non sono forse dei fenomeni? È anche vero, ci mancherebbe altro, abbiamo molti buchi, siamo costretti a giocare con una punta perché abbiamo infortuni in attacco, non c'è Vlahovic, il giocatore che doveva essere al centro del progetto, ma non è al centro del progetto perché è al centro del Juve Medical, un Pogba ancora non è arrivato. La Juve soffre le assenze, soffre la mancanza di gioco, ma è viva, ha reagito ieri. Voglio fare i miei complimenti a questi ragazzi, mi hanno fatto emozionare ieri, li ho applauditi fino alla fine perché lo hanno meritato l'applauso. Sì, come dire, è questa, non possono dare di più, sono questi, c'è poco da fare, non sono da 9 in pagella, non sono da 8, saranno da 6 in pagella, ma ieri hanno dato anima e corpo. Purtroppo non può sempre andare bene, hanno ormai i propri limiti, ma hanno reagito a quel sistema che la Juventus ormai è vittima, il sistema calcio italiano contro la Juve, una guerra spietata che stanno cercando in tutti i modi di schiacciarci, di diminuire la potenza della Juve. Come la Juve alza le ali, ce li tagliano, se ne stanno fregando. La Juve la vogliono sotto
di tutte le altre grandi. La Juve non deve andare alle coppe, è questo quello che è stato detto dentro la procura. La Juve non deve più andare nelle coppe, la Juve deve rimanere in basso. Questo è quello che ormai scrivono e dicono contro la Juventus. Noi dobbiamo reagire, noi dobbiamo esserci sempre, io sono sempre qua a dare voce a questo, a dare voce, ad essere sempre accanto alla mia Juventus, non ti verrò più contro, ti posso contestare, criticare un po' quando fai male, ma sarò sempre al tuo fianco a difenderti da chi ci vuole schiacciare, perché voi pensate che noi ci schiaccerete, bene, io ve lo dico prima e lo ripeto per chi non se lo ricorda nel mio precedente video, la Juve lasciando la Serie A, la Serie A cadrà, la Serie A non avrà più un futuro roseo senza la Juve. È la Juve che tiene in piedi questa Serie A, è la Juve che ha milioni di tifosi, è la Juve che vi tiene vivo, il derby d'Italia, il derby dell'amore. Dove va la Juve? È sempre tutto esaurito. Bene, toglieteci, toglieteci e toglierete il calcio dall'Italia. Piangeranno i tifosi perché è quello che state cercando. Io non so e non lo voglio neanche sapere cosa avete in mente. Ma se la Juve ha sbagliato, giusto che paghi, ma devono pagare anche le altre società che hanno sbagliato insieme alla Juve, perché è così. Ma quello che state facendo è vergognoso. È vergognoso attaccare la Juve sul campo, giocare una partita come Juve-Atalanta di ieri e vedere un arbitro che va a senso unico è una cosa brutta. Non è calcio, è anticalcio. È anticalcio sentire dire là la Juve ruba. No, signori miei, state facendo di tutto per distruggerci. Non ci riuscirete, meno 15, siamo arrabbiati, siamo delusi, ma abbiamo reagito e reagiremo. Ieri la curva sud ha reagito, ragazzi, la curva sud ieri da 10 in pagella, ha cantato 90 minuti, ha sostenuto la squadra, ha fischiato la Lega Serie A, ha fischiato l'inno. I fischi erano assordanti, i fischi assordanti per una Lega che non vuole più la Juve, che non vuole più vedere la Juve vincere. Non ci abbatterete. Ci farete cadere, ma noi ci rialzeremo, torneremo a vincere tanti scudetti consecutivi e vedrò voi dal basso guardarci e dire un'altra volta è successo, la Juve è tornata. Signori miei, se ci sono altri contenuti importanti tornerò a farvi con voi un video per tenervi sempre aggiornati. Vi voglio bene, ossa benedica a tutti, io mi ne vado, ciao. Non ci abbatterete, ne sono sicuro.